Salve a tutti e bentrovati. Riprendiamo il discorso sulla storia, rimanendo focalizzati sul tema importantissimo, della dittatura, forma di governo, se così si può dire, che ha caratterizzato, la storia del Novecento in Europa, tristemente, oserei dire. E, abbiamo affrontato l'ascesa del fascismo in Italia. Nella precedente video lezione abbiamo parlato della dittatura comunista. Tra l'altro, a breve dovremo svolgere questo incontro con l'autore proprio sul volume dedicato al fascismo. E quindi direi che la conoscenza degli aspetti tipici della dittatura è fondamentale per, come dire, uscire da un percorso di studi in maniera, proprio di terza media, in maniera degna. Terza dittatura che ci troviamo ad affrontare, forse la più feroce, se consideriamo la violenza con cui si è affermata e la guerra che ha causato la Seconda Guerra Mondiale e lo sterminio degli ebrei, la terza dittatura è il nazismo, e contrazione della parola nazionalsocialismo. E il nazismo, lo vedremo nella lezione di oggi, presenta le stesse identiche caratteristiche delle dittature già conosciute, di cui vi ho parlato nel precedente video. Quindi la violenza con cui si afferma, la censura, la messa a tacere di ogni forma di opposizione anche con polizie personali e con tribunali creati ad hoc, indottrinamento nei confronti dei giovani, quindi gestione, insomma, della scuola e non solo, in maniera tale da celebrare il regime, culto della personalità specifica, in questo caso lo vedremo, di Adolf Hitler, come lo era stato per il fascismo con Mussolini e per il nazismo con, scusate, per il comunismo con Stalin. Allora, vediamo in questa lezione come nasce e si afferma dittatura nazista, utilizzando la nostra consueta mappa di riferimento. Eccola qui, la mappa che adesso vi ingrandisco. Partiamo ovviamente recuperando una notizia che dovremmo già conoscere. Nel 1929 c'era stata la crisi di Wall Street in America, una crisi che aveva causato, se vi ricordate, un impoverimento molto diffuso, con gravi problemi di chiusura delle industrie e quindi della disoccupazione. Sappiamo che a questo problema si era riusciti a far fronte grazie all'intervento del presidente americano, che aveva attuato il New Deal, cioè appunto un programma di lungo corso con cui l'economia venne rilanciata assegnando lavori pubblici alle varie aziende, soprattutto per la costruzione di, appunto, opere pubbliche come le strade, le vie di comunicazione in genere, scuole, strutture pubbliche. Comunque, quella crisi si era in qualche modo allargata anche in Europa perché, come voi sapete, l'Europa usciva dalla prima guerra mondiale in condizioni disastrose, aveva ricevuto degli aiuti economici da parte degli Stati Uniti, ma questi aiuti poi, insomma, dire, erano tornati un po' indietro a seguito di quella crisi non arrivavano in Europa sicuramente molti prodotti americani. E naturalmente, come un po' era avvenuto anche in Italia per il fascismo, anche in Germania succede più o meno la stessa cosa. Approfittando di questa crisi, sono i partiti che trovano delle soluzioni estremiste e antidemocratiche, di estrema destra, quindi a prendere un po' in mano la situazione. E tra questi il Partito Nazionalsocialista, guidato appunto la figura di Adolf Hitler, un ex in bianchino di origini austriache. Lo dovreste ricordare perché ne abbiamo già parlato allorquando tentò un colpo di Stato, il famoso Putsch di Monaco del 1923, per il quale poi venne imprigionato. Comunque, la propaganda politica di Hitler si rivolgeva soprattutto su due obiettivi. Cercava appunto di far ricadere tutte le colpe della povertà dei tedeschi sui comunisti e cercava anche un obiettivo primario con cui prendersela nei confronti degli ebrei,
che venivano considerati un po' come un pericolo per la cosiddetta razza ariana. E su questo apriamo una parentesi, perché ovviamente secondo l'ideologia hitleriana, che è un'ideologia assolutamente priva di qualsiasi fondamento scientifico, tengo a precisarlo, i tedeschi vengono considerati come discendenti di antiche popolazioni addirittura preistoriche che si erano trasferite dal nord Europa nell'Europa centro-settentrionale. Popolazioni di un'etnia bionda che venivano chiamate appunto ariani. I tedeschi venivano considerati da Hitler come la prosecuzione lungo l'asse dell'evoluzione del DNA, diciamo così, della razza pura degli ariani. Queste idee di Hitler in realtà furono, come dire, assemblate all'interno di un'opera tristemente famosa che egli scrisse durante il suo periodo di prigionia dopo appunto il Putsch di Monaco del 23. L'opera si intitola La mia battaglia, in tedesco il Mein Kampf, ed è proprio in quest'opera che Hitler insiste a considerare la Germania come una nazione superiore alle altre, che ha il compito praticamente di espandere il proprio dominio a danno di tutti gli altri e da eliminare l'ostacolo principale all'affermazione della razza ariana, che sono appunto gli ebrei, nella sua folle teoria. Vi mostro questa immagine della copertina del Mein Kampf scritta appunto da Adolf Hitler durante il suo periodo di prigionia. E torniamo alla nostra mappa e ci soffermiamo su questo punto. Molti si potrebbero chiedere come hanno fatto queste teorie così assurde a far leva sulla popolazione tedesca. Beh, diciamo che sicuramente c'erano dei pregiudizi molto radicati nei confronti degli ebrei già da prima, poiché gli ebrei, sin dall'epoca medievale, a differenza dei cattolici, erano stati degli usurai e comunque nello stato attuale, come dire, gestivano in maniera abbastanza netta il sistema bancario e quello finanziario della Germania e non solo della Germania. Certamente indicazioni assolutamente non sufficienti, assolutamente assurde per poter pensare che questo popolo dovesse essere eliminato, come poi maturerà successivamente nel progetto di soluzione finale di Hitler e degli altri gerarchi nazisti. Nel 1930 in Germania ci sono delle nuove elezioni, a vincere sono le forze più moderate, quindi non quelle estremiste di centrodestra, ma quelle più moderate. Però Hitler approfitta della loro debolezza, non sono come dire, delle forze unitarie, c'è sempre una certa incapacità di governare in maniera puntuale e quindi intensifica nei confronti delle opposizioni soprattutto l'azione delle sue squadre di assalto, le cosiddette SA, squadre d'assalto, appunto, che prendono anche il nome di camicie brune, un po' come le camicie nere fasciste, e che, un po' come i fascisti all'inizio, furono sostenuti soprattutto dai ceti industriali e dalle forze dell'ordine, che vedevano evidentemente nell'SA, in Hitler, il Partito Nazionalsocialista, un baluardo contro gli avversari politici, in primis i comunisti. Anche in Germania, infatti, si temeva moltissimo che si potesse giungere, diciamo così, alla rivoluzione comunista, così come era avvenuto in Russia. Bene, nel 1932 il partito nazista diventa il partito più votato all'interno della Germania e per questo motivo i partiti più conservatori decidono di creare un'alleanza con il partito nazista di Hitler, finché addirittura il presidente della Germania, von Hindenburg, affida l'incarico a Hitler di formare il governo e cioè diviene cancelliere il 30 gennaio del 1933. Naturalmente sappiamo, l'abbiamo detto più volte, che la parola cancelliere viene utilizzata in Germania per indicare il primo ministro. Vi faccio vedere questa immagine nella quale appunto Hitler qui sta salutando le camicie brune di cui vi parlavo prima. Queste sono le tradizionali divise delle camicie brune, delle SA, nei momenti iniziali in cui il nazionalsocialismo, il nazismo si andò affermando con la violenza. E vi mostro anche quest'altra immagine nella quale Hitler stringe la mano del presidente von Hindenburg proprio quando riceve appunto il mandato di cancellare. Ottenuta questa nomina, Hitler comincia subito ad attuare il suo programma, facilitato anche da un episodio particolare. Il 27 febbraio 1933, infatti, assistiamo al rogo del Reichstag. Il Reichstag o Reichstag è la sede del Parlamento russo, tedesco. Come in Russia abbiamo la Duma per il Parlamento, in Germania parliamo di Reichstag, Reichstag. E venne bruciato.
Ora, non si sa bene chi sia stato a bruciare il Parlamento. Questa è una notizia che, diciamo, non è stata molto ben chiarita, ma farò vedere anche un video proposto su YouTube a questo proposito, insieme ad altri video che possono arricchire questa lezione. Ma diciamo che Hitler accusò i comunisti di aver dato vita a quell'incendio, all'incendio del Parlamento tedesco. E per questo motivo lo prese un po' come pretesto per mettere fuori legge tutti i partiti di opposizione, quindi la in piedi solo ed esclusivamente il partito nazista, così come era rimasto in piedi solo il partito fascista in Italia, e per attuare appunto le politiche tipicamente dittatoriali di censura della stampa e quindi delle voci di contrasto, delle voci che la pensavano diversamente, e abolizione di tutti i sindacati, quindi con limitazioni evidenti dei diritti dei lavoratori. E a questo proposito vi mostro questa immagine nella quale si vede un po', ecco qui, insomma, anche se in bianco e nero, l'incendio che dovette bruciare appunto la sede del Parlamento tedesco, il Reichstag. Eccolo qui. Torniamo un attimo sulla nostra mappa e osserviamo che nel marzo del 1933 viene anche aperto il primo campo di concentramento. Viene aperto nella città di Dachau, dove per la prima volta verranno trasportati ai lavori forzati dei detenuti ex dissidenti politici. Nella notte invece del 30 giugno 1934 accade un episodio davvero molto violento. È stato ribattezzato come la notte dei lunghi coltelli. Hitler temeva che i vertici dell'SA potessero in qualche modo remargli contro e per questo li fece eliminare da una sua, diciamo così, milizia personale, un suo esercito personale, le cosiddette tristemente famose SS, cioè Schutz Staffel, cioè squadre di protezione, delle squadre militari o paramilitari meglio, che praticamente erano al servizio di Hitler e che in quella notte del 30 giugno 1934 eliminarono tutti gli oppositori, i gerarchi dell'SA che paradossalmente avevano aiutato proprio Hitler a prendere il potere, ma di cui lui cominciava a fidarsi sempre meno. Nell'agosto 1934 muore il presidente von Hindenburg e Hitler quindi assume, approfittando di questa situazione, la carica di capo di Stato e anche di comandante in capo dell'esercito, quindi comandante supremo dell'esercito. Nasce quello che viene chiamato il Terzo Reich. Sul vostro libro non è specificato, ma io ci tengo a precisarlo. Il Terzo Reich in lingua tedesca significa il Terzo Impero. Perché Terzo Impero? Dopo quello del Romano, che comunque si trovava appunto anche nella zona dell'attuale Germania, e dopo ovviamente il Reich, cioè l'impero Guglielmino, che era nato dall'unione con la Prussia del 1871, quindi con Guglielmo II a guidarlo fino all'anno 1918. E sposto un attimo la mia faccina, così abbiamo un'immagine migliore sulla mappa, e possiamo aggiungere che per consolidare il suo potere, Hitler, un po' come aveva fatto Mussolini in Italia con i GUF, come aveva fatto con, cioè, i gruppi di universitari fascisti, o così come aveva fatto con i Balilla, comunque con l'indottrinamento, insomma, del servizio scolastico italiano, anche attraverso la riforma di Giovanni Gentile, mi auguro ricorderete, comunque per consolidare il suo potere, atto anche lui attività di propaganda e di indottrinamento. In particolare istituisce un'associazione paramilitare chiamata appunto la Gioventù Hitleriana, la Hitlerjugend, che serviva proprio per indottrinare i giovani al nazismo. E in più istituì una polizia segreta chiamata Gestapo, che funzionava un po' come l'Ovra per il fascismo e quindi addirittura arrivava a controllare le vite private delle persone, in maniera tale da tenere appunto sotto controllo eventuali spiriti di opposizione. Vi mostro adesso alcune fotografie. Ecco qui, queste sono le SS, con il classico simboletto sia sui loro elmetti sia sul bavero delle giacche, che si macchieranno, diciamo, di crimini davvero terribili, soprattutto ovviamente i loro comandanti, ma ne riparleremo quando affronteremo la questione appunto dello sterminio degli oppositori e degli ebrei. Qui invece ve lo ingrandisco un po', è appunto un momento in cui Hitler incontra i giovani della gioventù hitleriana che appunto fanno il classico
Saluto razzista, braccio teso in alto, con la mano, il palmo della mano, aperta, e vi mostro poi, ancora, questa immagine, anzi questa ve la mostro più tardi, torniamo un attimo sulla mappa, perché questo? Perché in questo clima assurdo di controllo, di dittatura ormai molto avanzata, nel 1935 vengono varate le cosiddette leggi di Norimberga, sono le leggi razziali nei confronti degli ebrei. Quelle che poi verranno applicate per riflesso anche in Italia, per intenderci, da Mussolini, che ormai aveva stretto la sua alleanza con Hitler. Leggi di Norimberga, appunto, privavano gli ebrei di moltissimi diritti e li facevano oggetto di persecuzione. Tra altre cose, non potevano più lavorare, non potevano ovviamente sposarsi con persone non ebree, non potevano abitare in case di proprietà di non ebrei e così via. All'inizio queste persecuzioni, come dire, furono leggere, ma pian piano divennero sempre più soffocanti. Molti ebrei cominciarono a fuggire dalla Germania, ma molti altri vi rimasero. Fu un grave errore perché chi rimase poi sarà soggetto appunto a deportazione. Nella notte tra l'8 e il 9 novembre 1938, scusate, infatti ci fu la cosiddetta notte dei cristalli, cosiddetta per via delle vetrine che furono distrutte, ma in realtà si tratta proprio di un vero e proprio atto violento nei confronti degli ebrei. Migliaia dei loro negozi, migliaia delle loro case furono assaltate. Donne ebree vennero stuprate, ci furono violenze di ogni tipo. 20.000 ebrei furono deportati nei campi di concentramento ad opera ovviamente delle SS. Torno quindi all'immagine di prima proprio per mostrarvi quella che è la notte dei cristalli. Vedete questa vetrina completamente frantumata che ben rappresenta purtroppo le azioni violente che vennero compiute quella notte nei confronti dei poveri ebrei. Bene, volevo aggiungere questo. Dunque, eccomi qua. La lezione, diciamo, si può dire fondamentalmente conclusa, però è mia intenzione anche inserire in questa lezione una serie di link, di video che potete andarvi a guardare su YouTube per avere un po' più chiara la situazione, che io comunque vi linkerò esattamente sotto il video che state guardando in questo momento, nella sezione appunto sottostante, in maniera tale che semplicemente cliccando su quei link possiate andare a vedere anche gli altri video che raccontano un po' l'ascesa del nazismo in Germania, alcune delle cose di cui oggi vi ho parlato. E vi faccio vedere invece la consegna. Allora, questi ovviamente sono i video che vi linkerò. La consegna è prevista entro le ore 16 di lunedì 27 aprile 2020. Cosa dovete fare? Studiare da pagina 136 a pagina 142, più ripetere ovviamente la storia sulla dittatura comunista, perché tutto poi da comunismo e nazismo ve lo ritroverete in un test che faremo su Socrative. Studiare, due studi di fonte vi assegno per lunedì. Il primo a pagina 137 con gli esercizi numero 1, 2 e 3. Però attenzione, del 3 soltanto la risposta multipla e non il secondo quadratino. L'altro a pagina 141, esercizi sempre numero 1, 2 e 3. Bene, come sempre, sperando di essere stato chiaro, vi invito per ogni incomprensione a mandare i vostri messaggi nelle ore, nei luoghi da me, nelle ore, scusate, nei tempi da me stabiliti per i nostri contatti. Spero che questo studio di storia vi aiuti anche a capire molto il presente, a non pensare che la dittatura sia un fenomeno completamente scomparso, ma un fenomeno su cui bisogna tenere sempre l'occhio vigile, perché i rischi di dittatura purtroppo ci sono sempre. E anche magari in questa fase storica, seppure magari non ce ne stiamo accorgendo, vi abbraccio come sempre, siate forti, siate coraggiosi, un caro saluto e ovviamente alla prossima lezione.